benvenute. Oggi ci troviamo a Telesalerno 24 Web. Ecco, che cosa so? Mi chiamo Rosaria Amato, ovviamente rappresento un pochettino anche la mia azienda, la Life. Vi presenterò, orgogliosissima di questa. Mi perdonerete perché veramente sono emozionata a parlare a tanti di voi, perché so che siete in tante. Ecco, allora io che cosa vi presento? Questo bellissimo ottimizzatore da cucina, il famoso coperchio magico, che di magico non ha assolutamente niente, perché ha questi fori conici, ecco, chiamati anche fori venturi, dove sfrutta tre semplici combinazioni, nel senso che il calore umido che si riflette, che si crea in pentola, poi c'è il calore che si riflette dal coperchio verso il basso e il riciclo di aria costante. Che cosa i fori venturi non fanno altro che sfruttare il fisico dai fori, grazie ai buchi, esatto, grazie proprio a questi buchi dove fuori sono più stretti e all'interno sono più larghi, ecco, i liquidi di cottura ricadono in pentola, mentre il vapore fuoriesce, ecco, e si disperde nell'aria. Allora, che cosa vi voglio ancora dire di questo famoso ottimizzatore? Il vapore che si sprigiona esce dai fori, come vi dicevo, ad alta velocità e ritorna, va a battere contro questa campana di condensazione oppure di raffreddamento, come vi stavo dicendo, e quindi ritorna in pendola, formando una camera satura, è umidificata ovviamente. Il vapore che si crea durante le fasi di cottura è privo di qualsiasi sostanza, grassa o odori. Che vi faccio vedere subito, perché è un coperchio dove noi andiamo a dimezzare i tempi del 50% e anche gli odori in casa dell'80%, che oggi veramente è importantissimo. Vi dico subito che è un acciaio 1810 testato dalla CE, ecco, e lo troverete stampato direttamente sotto a coperchio. Allora, io parto subito dove ho preparato un polpettone, già l'ho messo in pentola con un po' di cipolla, ecco, e lascio un attimino insaporire. Rosaria, ci vuoi dire anche gli ingredienti di questo polpettone? Certo, allora, io ho preparato un polpettone, le famose polpette che preparate anche a casa con pane, formaggio, uova, eccetera. Poi dopo ho steso il polpettone e all'interno ci ho posizionato la fese di tacchino con la sottiletta. Ho avvolto, ci ho messo del pan grattato e questo è tutto molto semplice. Lo andrò a preparare con delle carote e con dei piselli. Adesso lascio insaporire leggermente il polpettone, poi dopo lo girerò e ci vorranno circa una ventina di minuti che tutto sia pronto. Intanto noi aspettiamo la cottura del polpettone e nel frattempo, mentre il polpettone cucina da sé, Rosaria ci farà il prossimo piatto? Sì, allora nel prossimo piatto andiamo a preparare dei calamari. Allora, dei calamari freschi con delle patate congelate, perché un fresco e un congelato vanno bene a cuocere insieme. Questa è una cosa riguardo alla frittura che è molto particolare, perché per fare la frittura dovevate mettere dell'olio all'interno della pentola, portarla in cottura, quindi
alle alte temperature. Invece con la nostra frittura si ferma a 97 gradi. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che l'olio non sprigiona la acreolina, cioè quella sostanza tossica che fa male al nostro fegato. Ma non solo, vi dirò di più: quando fate tradizionalmente la frittura a casa, no? Che cosa fate? Mettete dell'olio, ok? Come faccio io in questo momento. Mettete dell'olio, lo portate in ebollizione, eccetera. Quando ci andate a calare i calamari o qualsiasi altro pesce che volete mettere all'interno, vi schizza da tutte le parti, quindi cappa, mattonella, eccetera. Io vi do dimostrazione come metto tutto a freddo davanti a voi. In questa maniera prendo i miei calamari che ho lavato, puliti, eccetera, li vado a mettere nell'olio, in questo caso così, bene. Ok, in questa maniera li metto tutti, perché è giusto una manciata, giusto per farvi vedere. Rosaria, buon pomeriggio dalla regia. Grazie Angelo, grazie. Allora, noi siamo in diretta su Facebook, ci sono tanti commenti che sono arrivati. Vado a leggere il primo commento. Anna Rodesio ti scrive ciao. Ah, ciao mamma, ciao, direttamente da Londra, grazie, ciao mamma, ciao. Un bacio grande. Allora, poi arriva un altro commento da Pasquale Siniscalco, che scrive un saluto al trio delle conduttrici ed in particolare ad Anna Zambrano. Grazie. Ancora un altro commento, sempre da Anna Rodesio. Sto aspettando la mia mamma, Rosaria Amato. Eccomi, eccomi amore, ciao. Andiamo a salutare Noemi Agovino, che ci sta seguendo. Ciao Noemi, un bacio. Un saluto ancora per Stefania Di Giacomo. Ciao Stefania, ciao. Frien Magnan, ci stanno seguendo. Allora, ci sono tanti commenti perché siamo in diretta da tanti profili. Io vado a leggere anche questo. Andiamo a salutare Ivana Tozzi, Daniela Lioi che ci sta seguendo, Paola Naddeo, Angela Placanico, ancora per Anna Rodesio, Pasquale Siniscalco. Ok. Ok, come vi ho fatto vedere, io ho messo tutto a freddo. Avete visto? Ecco, in questa maniera. Ho acceso il fuoco, ovviamente la frittura va a fiamma alta, ecco, non abbassiamo la frittura, perché nel momento in cui la abbassiamo, che cosa avviene in pentola? Che il pesce si ammolla, ovviamente, non viene una frittura bella croccante. Ecco, questo è quello che vi volevo dire anche questo. Come vi dicevo, soprattutto per la frittura abbiamo anche tanti specialisti che si sono affacciati al nostro ottimizzatore. Non faccio i nomi perché non mi piace, però le mie clienti soprattutto sanno di chi sto parlando. Cucinando in questa maniera, soprattutto la frittura, ecco, non raggiunge la temperatura di 200-220 gradi, dove, come già vi ho detto, fa male al nostro fegato. Anzi, si ferma a 97 gradi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque quest'olio voi lo potete riutilizzare, udite udite, apportandolo anche allo stress, fino a 7-8 volte, dove all'interno della frittura vi ho fatto vedere, ecco, che ho messo dei calamari con delle patate. Quando si mette tutto insieme, che avviene? Avviene che l'uno può prendere il sapore dell'altro. Invece vi garantisco che i sapori rimangono: il calamaro del sapore del calamaro, la patata, sapore della patata. Non si vanno a mischiare i sapori. Ecco, sto vedendo anche che il mio polpettone sta andando.
riguardo alla frittura, ancora una cosa volevo dire. Quando finisce di, quando inizia a friggere, uscirà il vapore dei fori, ok? Nel momento in cui diminuisce il vapore, mi sta dicendo che la frittura è quasi cotta, quindi che io vado a sbirciare secondo i miei gusti, non succede niente. Se vedo che secondo i miei gusti la frittura è cotta, io spengo la fiamma o sposto tranquillamente la pentola dal fuoco. Perché se tolgo la frittura mentre che il coperchio sopra non c'è, l'olio va in alterazione, quindi non lo potete riutilizzare. In questo caso invece lo potete fare tranquillamente. Benissimo, è stata molto chiara. Allora ricordiamo, Anna, ricordiamo che siamo in diretta. Io ti cedo il microfono. Siamo in diretta su Telesalerno 24 e Web TV. Se qualcuno vuole interagire con noi in diretta, vi do il numero 333-6846-880. Oppure, se volete parlare in privato con Rosaria, è 328-3148-275. Prego. Ma che brava! E poi inoltre dobbiamo aggiungere che se sul vostro telefonino o in TV dove voi la guardate, perché è possibile anche guardarla in televisione questo filmato, in basso a destra dove c'è lo scritto in rosso che è diretta, e quindi è diretta, altrimenti viene scritto replica, nel senso che il programma viene poi mandato in altre volte, altre situazioni, in altri orari, giusto? Dico bene, regia? C'è scritto diretta nel quadretto rosso, è diretta, altrimenti c'è scritto replica, giusto? Esatto. E questo è tutto. Lina, che profumo che si sente dal polpettone, che ha aggiunto le carote, Rosaria. Ha aggiunto adesso le carote, ma ci mettiamo anche l'acqua o non si aggiunge niente? Faccio insaporire. Cosa hai messo più oltre le carote, Rosaria? Tra poco ci andrò a mettere dei piselli, così lascio insaporire, e poi metterò, lo sfumerò con un po' di vino bianco. Ah, ecco, quindi non userai acqua, sì, solo vino bianco. No, solo vino bianco. E basta, non metti più niente. Beh, non metto più niente. Vi ricordo che se questa è una diretta, ovviamente lei cucina. 14:30. Allora Anna, allora Rosaria spiega, perché è lei che è la competente di questi coperchi della Magic Cooker, sono grandiosi. Noi possiamo soltanto guardare. Anna sta riprendendo i piatti, io li gusterò più tardi. Come mangiamo noi? Vi diremo. Non è vero? Già lo so. Certo, abbiamo Angelo, la regia. La regia, c'è Angelo Chiucarelli alla regia, e il tecnico delle luci è Antonio Pisciottano. Quindi noi siamo. Salutiamo a Maria Grazia Iannone. Saluto. Rosa Vitale. Perfetto. Domenica Esposito. E vabbè, salutiamo tutti quanti. Voi seguiteci. Chiamateci. Ecco, chiamateci. Potete anche. Adesso passo la linea ad Anna. Intanto facciamo riposare giusto un attimino Rosaria. Eccomi qua, ci sono anche io. Ecco. Dicevo che Rosaria è molto emozionata perché è la sua prima diretta. Allora, noi dobbiamo dire ai nostri telespettatori da casa che possono intervenire al telefono e parlare direttamente con Rosaria Amato. Il numero telefonico per poter intervenire in diretta è il 333-6846-880. Per poter intervenire. Quindi per invece per il privato, per la vendita anche di queste bellissime pentole, giusto Rosaria? Sì, sì. Ti possono chiamare in privato al tuo cellulare privato, che è il 328-3148-275. Perfetto. Se poi volessero chiamare Anna. Anna non c'entra. Io neanche c'entro.
e c'entro soltanto in questo contesto, vi ripeto, perché loro fanno tutto, lei cucina, lei filma, io dopo assaggio. Allora, arriva un altro messaggio. Anna Rodesio scrive: non posso chiamare, ma voglio sapere quando arrivano le mie pentole e la quadrotta. Arriveranno a momenti. E soprattutto in mangiare. In settimana sicuramente, a mamma, sicuramente. Allora, noi siamo anche in diretta sul profilo privato di Rosaria con un video party. Vedo 4 persone sulla chat, quindi queste persone, se vogliono telefonare in diretta, il numero è il seguente: 333 68 46 880. Ok, va benissimo. Bene, adesso sta cuocendo. Ti volevo semplicemente... Cosa hai aggiunto prima? Polpettone, sì. Ho aggiunto del vino bianco. Vado a sfumare leggermente con del vino bianco. Ecco, Angelo diceva la pentola. Ma io non sto qua a presentarvi la pentola. C'è un messaggio da Tele Amaseno, un'altra televisione ci sta seguendo quest'oggi. Benvenuto. Che bello, è grazie. È la prima volta grazie. Che questa emittente ci segue e scrive: saluti a tutto lo staff. Lo staff e la redazione di Telesalero 24 saluta e abbraccia Tele Amaseno Web TV. Grazie. Ciao, grazie. Ci scrive anche Adolfo De Palma. Un saluto grande a Rosaria. Grazie Adolfo, un bacione. Grazie. Allora, Tele e Amazon Web TV ci scrive: c'è un'app per vedere Telesalerno 24? No, assolutamente no. Siamo visibili solo e semplicemente via Facebook. Momentaneamente, poi successivamente andremo anche su IPTV. Perfetto. Allora, volevo dire una cosa. Angelo diceva le pentole. Ecco, io sto qua a presentarvi semplicemente il coperchio, l'ottimizzatore. Però, come dice anche il mio presidente, no? Dice una cosa: se hai una Ferrari in mano, ovviamente, se ci vai a mettere una pentola adeguata, la Ferrari corre di più. Ecco, e questa veramente è una cosa che avevo dentro di me. Io ho fatto mio questo lavoro, anche se devo dire semplicemente che io come cliente ho sponsorizzato tante persone, anche mio genero Ciro Casella, che saluto tantissimo, che e lavora tutto made in Italy, specifichiamolo, e quindi, sì, è tutto made in Italy. Andiamo la a salutare Mina Imparato che ci sta seguendo. Ciao. No, non mi serviva. Io sto qua, vado a dare una spicciata alle mie cose. Vado. Sbircio anche il... Devo, no, dicevo, volevo rendermi utile perché sono stata invitata qui e sono felice di esserci. Però non so che anche fare. Noi siamo felici che sei qui con voi. Voi sapete che anche io nel mio piccolo cucino, ma cucino a casa per no, insomma, però voglio dire, questa esperienza con la Magic Cooker davvero mi mancava. E vedo che Rosaria è molto preparata, è un tantino emozionata. Ma è stata molto brava. Cosa allora che... Ah, questo polpettone hai inquadrato il polpettone? Sì. Sì, ok. Vedete, sta cuocendo. Ma non si sente il profumo. Mamma mia, che profumino, raga. Che profumino. Senti, ma noi... immaginare. Nel frattempo, scusami, se mi intrometto. Sì. È che qui ho visto dei fusilli, qui ho visto un po' di pancetta, sì. Ho visto dei piselli. Faremo una matriciana. Ma la facciamo... Semplice matriciana. La facciamo già adesso, la prepariamo? Il tempo che finisce la frittura... Scusa, e mi dici questa ciambellina che è qui? Allora, questa ciambellina l'ho preparata leggermente prima. Sì. Del limone. Molto semplice, nel nostro favoloso kit forno. Che sarebbe questo qui? Esatto, che è un forno di campagna. Guarda, il famoso forno che utilizzavano anche le nostre nonne, no? Non so se voi, qualcuno, io mi ricordo della mia nonna, utilizzava questo forno. Ecco, all'interno c'è questo distanziatore dove va a distanziare
la ciambelliera dalla fiamma. Allora il nostro coperchio va a sostituire tutto ciò che è di elettricità, forno, fornetto, bistecchiera, eccetera, andando a risparmiare tantissimo sull'energia elettrica. Questa è la cosa fondamentale che ci tenevo a dire. Io adesso vado a vedere un attimino, Anna seguimi, la frittura come sta avvenendo. Ecco qua, perfetto. Giusto un altro minuto. Non arriva l'odore della frittura, però di solito l'odore della frittura è un po' sgradevole, perché si sa come mai? Allora, come mai? Perché proprio grazie a questi fonici che ti dicevo, il vapore si sente l'odore nel momento in cui alzo il coperchio, perché il vapore fuoriesce, ecco, ma basta 4 minuti e va via. Cioè non è un odore sgradevole, è piacevole da sentire in casa, soprattutto nei periodi di Natale, no? Capodanno, che noi facciamo tante fritture. Ecco, facendo tante fritture, che cosa noi facciamo? Laviamo le tende il giorno dopo, ecco, i ecco. capelli, non ci possiamo permettere ecco di spiegato. Andare da parrucchiere, anche questo. Io adesso vado a spegnere la mia frittura. Hai spento e lasci saluti. Dentro il pesce. Sì, lascio dentro la frittura. Perché non solo l'ho messo a olio a freddo, ma la lascio ancora all'interno. E dopo loro assaggeranno, come assaggerete anche voi, se è una frittura. E quanto tempo può grassa. Restare a fuoco spento? Ma un paio di minuti, un paio di minuti. Ci colleghiamo con i social, noi dobbiamo salutare Sonia Lacerra che ci sta seguendo, Stefania Conti, Anna Paola Sasso. Anna Rodesio scrive: sono 4 anni che uso solo i coperchi e li adoro, e ora non vedo l'ora che arrivano anche le pentole. Andiamo a salutare per Veronica Vergati, e ancora Anna Rodesio scrive: sarà il mio prossimo acquisto. E questo non può che farci piacere, far piacere a Rosaria e a tutta ovviamente a chi si interessa della Magic Cooker. Sai, di un'altra domanda, ma è vero che se io metto il ditino dentro non mi scotto nell'olio? No. Come mai? Assolutamente, perché non arriva alle alte temperature, anzi ti farò vedere, tolgo il guanto. Ci metti il tuo ditino dentro? Perché così. io non lo metto. Allora, vado un attimino, ok, in questa maniera, vado a togliere un attimino anche, l'ho preso qua, ok. Vedete, io non l'ho girato proprio, anche perché poi dipende voi come piace, se piace più cotto, se piace più crudo, eccetera. No, la faccia è proprio è buona, okay. È un colore, non è bruciato, non è bianco, è un colore rosato, dorato anzi. E è Anna che sta qui, mamma, è Anna. Anna, sì, è lei che sta inquadrando. Inquadra lei. Perché vorrei mangiare, vorrei mangiare. Anna sta facendo. Io ve l'ho detto prima che Rosaria spiegava, Anna riprendeva e io dopo assaggio. Ecco. Io l'ho detto già prima. Ma ne mangiamo. Vabbè, dopo sì, certamente dopo ci accomodiamo e che dire, lo consumiamo noi, facciamo certo, questo sacrificio. Certo. E lo dobbiamo fare questo sacrificio. Allora, no? Io vi lascio vedere anche. Vabbè, mi dai un attimo le frittelle. Ecco. Grazie. Qua. Adesso qui abbiamo un preparato di frittelle, giusto? Perfetto. Che è semplice. È un che cosa hai messo dentro? Farina, acqua, un po' di sale e lievito. Basta. Niente di che. Vero? Adesso lei vi faccio vedere come anche degli straccetti, giusto? Facendo. Ecco, e io vado a mettere le mie dita direttamente nell'olio. Vi garantisco che non ho una mano di plastica. Scotta a 97 gradi, sfido chiunque, ma non mi ostiono. Questa è la differenza. Ok, io vado a mettere altre di queste palline. Anche io non sono brava neanche per decorare. Non è vero, sei brava. Sì, perché cerco sempre di fare tutto, ecco, molto sei molto pratica.
Vabbè, ma quando si sta a casa e si lavora, la praticità è alla base di tutto. Certo. Certo. Poi quando si possono preparare i piatti, che uno ha il tempo di prima registrare e poi preparare il piatto è diverso, ma la diretta ovviamente comporta altre... Oh. Allora, la differenza, mi posso permettere? Allora, la differenza, che cos'è? La differenza, noi abbiamo utilizzato delle patate congelate. Avremmo potuto utilizzare tranquillamente le patate fresche, come normalmente si fa. Ma vi ho voluto... Ecco. Dobbiamo salutare per far capire proprio che siamo in diretta televisiva. Okay. Enza Guadagnino che ci sta seguendo. Ciao Enza. E Loredana... Tredicini. Ciao Loredana, chiamateci in diretta, dai. Numero telefonico per poter intervenire in diretta è il 333 68 46 880. Siamo in diretta, sono le ore 14:42, oggi è 7 giugno. Stiamo trasmettendo dalla città di Agropoli. Magic Cooker in cucina, la nostra fantastica Rosaria Amato. La sua prima diretta televisiva. Dobbiamo quindi... salutare anche Daniela Lioi, nostra amica. La salutiamo. Stefania Mirabile che ci sta guardando. Ecco, in questo momento Rosaria sta aggiungendo dei piselli. Maria Rosaria. Però quello che io dicevo, ho assaggiato questa patata e ne aggiungo un'altra perché può darsi che non era buona la prima. No. La situazione, quando le faccio a casa, di solito quella congelata esce vuota dentro. Questa invece no, come mai? Allora, come mai? Perché proprio grazie al coperchio, ecco, proprio grazie al coperchio, quando li cuciniamo tradizionalmente, essendo già cotte, come si dicono, precotte, si svuotano a contatto con l'olio. In questo caso invece la polpa rimane intatta. Ecco, allora io mi domandavo tante volte, allora sì, ecco, è intatta tutta la polpa, sta all'interno, non si va a svuotare perché proprio con il contatto dell'olio caldo non si svuota. Allora io mi domandavo come mai tanti ristoranti, ecco, che utilizzano le patate fresche, non si svuotano, e a me tradizionalmente si svuotano. Questa era la domanda. Andiamo a salutare per Antonella D'Elia ed Enzo Santoro che si sono aggiunti al programma. Ciao Enzo, ciao, benvenuto. Benvenuti in diretta, stiamo trasmettendo. Antonio Rubino anche. Ciao. Ok. Siamo sempre in diretta. È acceso. No, dicevo così, ho chiesto ad Anna, senti Anna, ti passo il microfono, ho detto dammi tu il cellulare così riprendo un po' io, e lei mi ha risposto no, ho detto dai, ho detto parla un po' tu, no, ha detto se no poi non posso mangiare. Quindi voglio dire, ma tu non puoi mangiare. Dai, fai la cantante allora. Io? dai. Vero, e quindi questo è un... No, perdonate, mi sto emozionando per mia figlia, tante di voi che state seguendo, veramente. Dai, calmati, calma. Un onore, veramente, tanto, perché
Dobbiamo dire una cosa molto importante, che tu prima trasmettevi comunque delle dirette sulla tua pagina ufficiale e oggi ti sei catapultata su un'emittente televisiva, quindi ti faccio i miei migliori complimenti perché come prima diretta sei veramente molto professionale, quindi un applauso da tutto lo staff di Telesalerno 24. Grazie Angelo, grazie, gentilissimo. Sì, è vero, perché è un conto parlare alle persone che già ti conoscono, ma chi è che non... che mi conosce sa bene quanto io mi emoziono, quanto io non riesco a dire una parola. Invece vi posso garantire che amo il mio lavoro, amo questo lavoro. No, io che non sapevo cucinare, cioè mi scocciavo di cucinare, di preparare eccetera, oggi eccomi, mi do alla pazza gioia a fare, e non vi dico in questo tempo di quarantena cosa ho combinato, ma veramente è vero che mi sono anche ingrassata, non è possibile. Guarda, non ti lamentare perché non sei la sola. Purtroppo tante di noi abbiamo fatto la quarantena a casa e tra... No, io sono stata fortunata. Lei è l'unica che non si è ingrassata, guarda. Perché lei non ha potuto fare questa cucina nelle case delle persone, io non sono andata con lei a mangiare, perché io mangiavo sempre con lei, quindi sono stata fortunata a stare chiusa in casa. E quindi come stanno le cose? Ne sono ingrassata io e lei, giusto? Vediamo, allora, un attimo. Vediamo un attimo. È di una meraviglia questo polpettone. Ok, no, per me è quasi cotto, anche perché tu non puoi mangiare niente con la campana, con il distanziatore molle. Che cosa vuol dire? Che voi vedete qua, vedete il classico, no? Normale. Invece noi abbiamo anche con la calotta. La calotta non è altro che una campana. Fai vedere qua, Anna, una campana dove arriva alla temperatura di 87-88 gradi, la campana si solleva e quindi una volta che si è sollevata io posso spegnere, perché mentre che si abbassa la calotta va in autocottura da sola e mi continua la cottura. Adesso vado a vedere anche le mie frittelle. Ah, ho spento già, ecco, invece di spegnere il polpettone forse ho spento le frittelle. Vediamo un attimino. Non fa niente, perché anche se spegniamo il fuoco la cottura continua, giusto? Esatto. Allora, volevo prendere, quindi non è successo niente. Mentre in altri casi, stando a casa con le pentole nostre, sarebbe successo, insomma, giusto? Sì, sì. Ma poi voi che avete assaggiato, Antonio, vieni a assaggiare anche tu. Vieni a dare il tuo giudizio, ovviamente. Tocca con le mani, vedi se è una frittura. Perché adesso grassa. Allora mi sposto io e vado da loro, questo. Va bene? Ok, va benissimo. Va benissimo. Conservate anche a me, ragazzi. Io ne ho mangiate pochissime. Ok, io adesso mi fermo così con queste frittelle. E la Lina per dopo... portarmi le frittelle qui nella nostra regia è passata davanti alle telecamere. È passata proprio davanti alla telecamera, quindi scusate i nostri telespettatori, ma sono veramente buonissime. Può succedere, può succedere. Mi sembra quasi che non sono state fritte con l'olio. Sì, perché non è grassa. Grazie, gentilissimo. Allora, adesso ok. Allora, adesso abbiamo preparato il polpettone, abbiamo preparato la frittura, non ci di andare a preparare la pasta. Allora, la pasta facciamo una matriciana. Che cosa facciamo? Ci mettiamo della cipolla, se la trovo, metto la cipolla nella mia pentola. Ok, va benissimo così. Ci metto dell'olio, posso anche non metterlo perché i nostri ottimizzatori si può cucinare insomma anche senza olio. Va bene?
ci metto anche della pancetta e lascio leggermente insaporire. Quindi qua non si soffrigge niente. Signore, allora possiamo anche mettere tutto insieme, ma a me piace mangiare molto mediterraneo, si dice? Molto saporito. Saporito, io faccio... E sano, soprattutto sano, giusto? E saporito, esatto. Allora, faccio insaporire la pancetta, faccio sciogliere un attimino il grasso della pancetta, no? Perché è molto più salutare, molto più buono che viene. E dopo mi vedrete fare dei passaggi dove io vado a mettere anche del pomodoro. Per il momento, mentre che sto preparando la pasta... con la pasta anche, no? Le temperature sono così basse che l'amido non sprigiona gli zuccheri e quindi e così non altera l'indice va bene, ok, il bello della diretta, no? Non altera l'indice glicemico, non appesantisce e non perde i sali minerali. Ecco, mi è andato a finire qualcosa, la cipolla nell'occhio, sicuramente. Lo sai, secondo te perché mi sono allontanata? Appunto, hai fatto bene. Certo. Non portate più niente qui in regia perché finisce tutto. Sì. Quindi la prossima volta i piatti parte, è meglio che rimangano sul tavolo. Ok, va benissimo. E quindi vi stavo dicendo, non altera l'indice glicemico e non appesantisce. Ecco, e non perde i sali minerali, mantiene inalterate le qualità organolettiche degli alimenti, preservando il gusto, che oggi abbiamo perso, il gusto di mangiare i cibi. Come ogni cosa sembra che cuciniamo non va mai bene niente, ti sembra sciacquato, ti sembra che non va bene. Invece con il nostro ottimizzatore, ecco, va a mantenere proprio sani questi cibi. E allora che cosa avviene? Avviene che è un'alimentazione sana, corretta e dietetica. Ahimè, sì, anche dietetica, perché ci permette anche di mangiare senza olio. Come vi dicevo, si possono ridurre anche i condimenti. È un grande risparmio energetico, ovviamente, anche di gas, perché si vanno a ridurre i tempi del 50%, come vi dicevo, e anche dell'80% degli odori in casa. Rosaria, ci sono dei saluti. La pancetta, sì, il soffritto allora, che stiamo facendo. Ci sono dei saluti, ci scrive Edoardo Angelone, ciao a tutti. Ciao. Irene Benincasa ci sta seguendo. Ah, ciao Irene. Arianna Martuscillo. Perfetto, ciao. Grazia Cristiano, che ha mandato un bel cuoricino. Oh, grazie. Donato Carfagno. Perfetto, ciao Donato. Ciao, benvenuti. Chiamateci in diretta. Ecco, veramente. E quindi vi stavo dicendo, è un grande risparmio anche di gas. Perché come vi dicevo i tempi di cottura si dimezzano grazie alle peculiarità del coperchio. Udite, cuoce addirittura dal congelatore cose congelate direttamente in pentola viva, cuocere perfettamente. Un'altra cosa, perché non ho fatto qui ecco le verdure, ecco, perché mo se inizio a parlare anche di questo mi distraggo e che cosa avviene? Avviene che vado a bruciare ogni cosa, ok? Va bene. Siamo tranquilli con il momento. Sì, sì. Sì. Allora, il prossimo passaggio. Andate a finire sempre la cipolla negli occhi, va bene. Allora,
che cosa adesso io ho fatto insaporire leggermente la pancetta, vado a calare dei pomodorini. Ecco, si possono anche sovrapporre perché è una plastica alimentare. Metto i miei pomodorini in questo preparato che ho fatto in questo modo, va bene? Aggiungo leggermente un po' di sale. Allora, che cosa avremmo dovuto fare adesso? Lasciamo insaporire un attimo, ma giusto per insaporire. Però noi, per fare una matriciana, no, dobbiamo prepariamo in questa maniera, perché io penso una cosa, che comunque voi la matriciana la fate in questo modo, come ho fatto io, aggiungendoci anche forse del peperoncino, poi secondo il proprio gusto, perché i vostri piatti, ecco, non li dovete cambiare, soltanto, come vi dicevo, si riducono i tempi. Io adesso che ho calato i pomodorini dovrei prendere un pentolone, ragazze, un pentolone con l'acqua, mettere a bollire, mentre che non esce, non va in ebollizione, ci cali la pasta. E quindi? Quindi poi dopo tutte le sostanze della pasta dove vanno? Che cosa fate voi poi? Ah, ecco. Quindi che cosa è? Dobbiamo salutare un attimino Gerardo Longobardi che ci sta seguendo. Ciao Gerardo Longobardi. Ok, ancora per Nicoletta Lombardi. Certo, ciao Nicoletta. Lucia Apicella che ci scrive: Lucia, complimenti con tanti bacini. Siamo in diretta televisiva, in questo momento sono le ore 14:57, noi stiamo trasmettendo dalla città di Agropoli in onda su Telestadio 24. Vi ricordo, quando in basso a destra sulla fascia rossa c'è scritto diretta, il programma è in tempo reale; quando invece ci sarà scritto replica, il programma è in registrazione. Per chi volesse chiamarci, giusto? Ecco. Ricordiamo il numero di telefono, che è il 333-68-46880. Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata, dai, fatevi avanti. Ma forse sarà l'orario, perché questo è un orario che la gente sta a pranzo, Ma ci sono le nostre persone che ci seguono, noi li vediamo da qui. Telefonateci al 333-68-46880, c'è scritto in basso a sinistra diretta TV televisiva. Per chi volesse mettersi in contatto invece con Rosaria Amato, c'è il numero sempre, giusto? Sì, sì. È privato, che potete chiamarla. 328-31-48-275, e vai! E guarda, l'ha imparato a memoria lei. Certo. Tele Amaseno scrive... Grazie. Ayub. Ciao Ayub. Ciao. E okay. Grande Rosaria. Dopo sarò io più grande. Io sì, mi sono un attimo distratta. Un attimino solamente, così poi ti passi subito al telefono. Perché adesso, come vi stavo spiegando ai nostri telespettatori, ecco che cosa fanno. Dovete prendere la pendola con l'acqua, no? E calare la pasta. Io in questo caso vi faccio vedere direttamente come calo la mia pasta direttamente nel composto. Vedete, in questa maniera come avviene. Io sto calando della pasta fresca. Ogni 100 grammi di pasta fresca, ecco, aggiungo mezzo bicchiere di acqua. In questo caso io ho calato mezzo chilo di pasta, dovrei aggiungere di acqua e invece ne aggiungo due bicchieri. Lascio un attimino a andare in cottura. Quando vedo la fuoriuscita del vapore, abbasso la fiamma e conto i minuti che mi indica la confezione della pasta che vuole cuocere. Vi dicevo che se avrei calato della pasta fresca, ogni 100 grammi di pasta fresca avrei messo un bicchiere di acqua. Se avrei calato del riso, ogni 100 grammi di riso avrei due bicchieri di acqua. Vi ho detto che ho calato pasta fresca. Pasta fresca, ogni 100 grammi di pasta fresca ci vuole mezzo bicchiere di acqua.
perché è già più acquosa. Questo cambia ovviamente con il riso. E poi non solo, perché ho messo due bicchieri d'acqua? Ti fai la domanda, perché non hai messo due e mezzo visto che hai calato 500 grammi di pasta? Allora, non lo so. Scusate, scusate, io volevo fare un complimento ad Anna Zambrano che è lì con quella telecamerina e riprende tutti i piatti. Facciamo un forte applauso anche a lei. Che stupenda oggi come è anche vestita. La stai riprendendo? Quindi. È certo che la stiamo vedendo tutti. Hai visto? Vabbè, ma voglio dire, è nascosta dietro il tavolo. Ragazzi, smettetela. No, perché lei ha fatto. Non ha fatto la dieta. Soltanto. Anna, come stai? Come stai, Anna? Smettetela, mi fate arrossire. Smettetela. Stai stupendamente bella. Troppi complimenti. Andiamo a salutare Carmela Santoro che ci sta seguendo. Ciao Carmela, ciao. La mia responsabile. Anche Sasha Nati. Salutiamo ci sta anche Pasquale Siniscalco. Poi salutiamo. Saluto per anche Pasquale Siniscalco da parte di Anna Zambrano. Daniela Lioi. Un bacio, Daniela, come ci manchi? Anche tu dove venire? Maria Di Muro ci sta seguendo. Ecco. Ciao Maria, ciao. Rosario Agovino anche. Ciao Rosario, un bacione. Martina Angelone. Martina Angelone anche ci sta seguendo. Bene. Non la conosco, ma benvenuta. Nonostante l'orario, che sono le ore 15 e 2 minuti, le persone ci stanno seguendo. Quindi condividete la diretta, ragazzi, condividete la nostra diretta sui vostri profili, così le visualizzazioni cresceranno, certo, sempre di più. Ma poi se chiamateci. Stanno salendo i numeri. Allora, facciamo una cosa. Vogliamo ricevere una telefonata, vediamo chi ci chiama. Sì, le linee telefoniche sono aperte. C'è scritto diretta TV, telefono 333 68 46 880. Se chiamate a questo numero parlate direttamente con Lina, Anna e la nostra protagonista di questa puntata Magic Cooker, che Rosaria, è Rosaria Amato. Rosaria Amato. Rosalba Senatore ci sta seguendo. Lei è la nostra cuoca. La nostra cuoca, vedete? E loro sono coloro che mi seguono. Vogliamo inquadrare quella bellissima scritta che ha qui? Inquadriamo Anna, quella bellissima scritta Magic Cooker. Sì. Eccola qui. Sì, vogliamo parlare un po' di questa azienda? Allora, la nostra azienda è italiana, si trova a Latina, ecco, siamo veramente un'azienda spettacolare perché produce tanti, in questo tempo soprattutto, ecco, sono in difficoltà per le vendite che stanno avvenendo. Perché veramente le richieste sono tante e non sanno più cosa fare. Questo è un grande dono per noi, anche perché in questo tempo, ecco, della pandemia, in tante ci hanno seguito. Allora, ci sono altre persone che dobbiamo salutare. Allora, sì, ci arriva un commento da Rosario Agovino. Scrive: Rosaria, io con Carmela, anche io. Sì, Rosario Carmela è la mia responsabile. Ecco, i numeri stanno salendo, quindi condividete la diretta, diciamolo. Sì, condividete la diretta, così anche sul vostro profilo avete tante persone che possono seguire, no? Create e provate a chiamarci. Lina, creiamo anche dei videoparty. Facciamo creare anche dei videoparty. Esatto, dei videoparty. Però provate a chiamarci, vediamo un po'. Questa è la nostra, è la sua prima diretta di Rosaria su questo Tele Salerno 24 web, dico bene Anna? Sì. Giovanna D'Antonio, 24 la salutiamo. Ciao Agropoli. Giovanna, ciao. Nicoletta Lombardi. Ciao Nicoletta, un bacione. Carmela Santoro scrive: ciao a tutte, brave, complimenti. Grazie. Irene Benincasa. Ciao. Ciao Irene. Pia Martinelli. Ciao Pia, ciao. Giovanna Marino. Mamma, siete tantissimi. Daniela Noi. Sì, ciao. Lina Trovato. Bene, sì, ciao Lina Trovato. Rosario Agovino. Ciao, sì, Rosario. Ciao. Benvenuti in diretta. Chiamateci in diretta, qualsiasi Anna, cosa. Dai l'appello anche tu, anzi, fatti chiamare. Chiamate in diretta. Un messaggio. Ecco. Nicoletta Lombardi scrive: brava Rosaria. Ah, grazie, è grande Nicoletta, grazie. La pasta dobbiamo girare. Allora, cosa dobbiamo fare? No, è andata in ebollizione, esce il vapore dai fori. Guardate, avvicinati anche alla con la telecamera. Muoviti Anna, avvicinati alla alla pentola. Irene, okay. Benincasa ci scrive: ciao. Ciao.
Nicoletta Lombardi, vai che sei stupenda. Grazie, grazie, gentilissima. Allora, io vado a vedere, signori, cosa sta avvenendo qua dentro. Vedete? Ok. Vado a coprire, non mi ricordo, ho messo il sale, ragazze? Sì, l'abbiamo visto in diretta, sì. Ok, va benissimo. Allora... E l'emozione, io... l'emozione. L'emozione, è vero. Allora, io come vi dicevo prima, no, mi sono, sono rimasta a metà. Ogni 100 grammi di pasta, stavo dicendo... Mettiamo due bicchieri di acqua. Un bicchiere d'acqua. Ah, un bicchiere per ogni 100 okay. grammi di... Del riso, ogni 100 grammi... Due bicchieri. Perfetto, con la pasta fresca ogni ne 100 grammi... Ne mettiamo tre bicchieri. Mezzo bicchiere d'acqua, perché... allora... È più acquosa. Non sono preparata. Allora, io non sono preparata, perdonatemi... Ma io sto facendo questa diretta perché, sapete, a me Anne, poi Rosaria è una mia grandissima amica e poi l'esperienza è bellissima, poi dopo devo mangiare quello che ha preparato, quindi non potevo certo mancare. Ma non so effettivamente come si prepara la pasta, o meglio non l'avevo studiato bene. Quindi per la pasta fresca mettiamo mezzo bicchiere d'acqua, perché la pasta cuoce subito, ok? Invece per il riso ogni 100 grammi mettiamo due bicchieri d'acqua. Acqua, e mentre per la pasta secca ne mettiamo un solo bicchiere, mi hanno suggerita. Ogni 100 grammi. Ci sono altri okay. commenti. Allora noi okay. andiamo a salutare Elena Turkan che ci sta seguendo. Ciao, ciao Elena. Tele Amaseno Web TV, complimenti per la diretta. Anna e Rosaria, siete fantastiche. Grazie, grazie, grazie. Allora, ritornando alla pasta. Ritorniamo a lei, alla pasta. Alla pasta. Voi che avete seguito, no? Dici Rosaria, ma tu hai detto che ogni 100 grammi di pasta con la pasta fresca mezzo bicchiere, bicchiere d'acqua. Ma io ti ho visto mettere due bicchieri d'acqua. Come mai? Perché il pomodoro già contiene acqua. Quindi riduco l'acqua. Perché se lo voglio aggiungere, io lo posso semplicemente aggiungere, anche se lo vorrei aggiungere per non far perdere l'ebollizione che sta avvenendo in pentola, no? Io lo aggiungo direttamente dai fori, così non faccio perdere manco l'ebollizione. Ah, Rosaria, andiamo a salutare ancora. Lo metti direttamente da, sì, da quei foretti e aggiungi sì, l'acqua. Dai fori. Salutiamo Sasha Laika. Ah, ciao, ciao Daniela, ciao. Veronica ciao. Vergati. Sì, ciao, ciao. Anna Maria Crucito. Ah, mia cugina. Perfetto, chiamateci, noi stiamo aspettando le vostre chiamate. Insomma, non siete curiosi. Dora Pappalardo, Dora Pappalardo. Ah, ciao Dora, ciao. Anna Rodesio scrive, mamma parla anche dell'IFIB. Ah, dell'IFIB. IFIB, no, okay. La prossima volta. Quello là sì, ne parleremo poi nella prossima puntata. Nel sì. prossimo appuntamento televisivo. Sì, sì, sicuramente. Il prossimo appuntamento. Nel prossimo. Allora, io sto contando un attimo non ancora. I minuti non della cottura della pasta. E poi dopo, se la pasta mi dice quindi 7-8 minuti. Ecco, allora mentre cuoce la pasta. Perché io dovevo aggiungere un solo bicchiere di acqua in mezzo chilo di pasta. Perché il pomodoro era di più, però non importa. Sai perché? Perché ho alzato la fiamma, non l'ho abbassata. Così, vedete, si sta asciugando perfettamente. E poi assaggeremo. Vabbè, ma noi donne in cucina... Il però non abbiamo assaggiato la carota se era cotta. Vabbè, vedi? Perché tu ti fidi conoscendo, conosci... Si sta abbassando anche la calotta, vedete? Ah, ecco, perché questa qui, questa si abbassa... Esatto. E quindi vuol dire... Ah, ecco, in automatico okay. già sta cuocendo quella. Sì. Perfetto. No, abbiamo spento. Sarebbe questa andato... qui, questa. Esatto, la campana. Quando si abbassa tutta, che vuol si, dire che tutto si unisce al coperchio, alla base è del pronto. Coperchio, allora vuol dire che è cotta. Perfetto. Sai che così è diverso, un'altra visione di questi coperchi. Altri saluti da fare per Francesca Mancusi. Ciao Francesca Mancusi. Vincenzo Albano.
Ciao Enzo. Ciao. Ciao. Ciao Vincenzo Albano. Vi ricordiamo ciao, che siamo in diretta televisiva. Sono le ore 15:10 del 7 giugno. Trasmettiamo dalla città di Agropoli. Agropoli. Città del mare. Del mare. È bello, bello, la città del mare è bellissima. Io ci sono stata già pochi giorni fa ed è stupenda. Sì, sì, stupenda. È vero. Invitiamo tutte queste persone che ci stanno seguendo a cliccare il like sulla nostra pagina di Telesalerno 24. Così quando saremo in diretta nelle prossime puntate vi arriverà direttamente la notifica. Così bene, si possono collegare. Nel frattempo, chiedo scusa, nel frattempo Rosaria, visto che abbiamo preparato il primo, il secondo sta in cottura, vogliamo spiegare un attimo? No, l'abbiamo già fatto il dolce, vero? Sì, sì. Abbiamo già detto. Allora, okay, noi abbiamo fatto, io vi dicevo, il riguardo all'olio. Quella ciambellina. No, quando facciamo due... sì, quanto manca il mare. Manca il mare, sì, è vero, sì, è vero. Ah, è vero. Lo so che ti manca in mare, tu sei nata a mare, per forza che ti manca. Daniela, okay, leggiamo il tuo messaggio adesso. Ho invitato anche Brasile e Norvegia, dice così Daniela Lioi. Oh, un saluto anche a Anna del Regno che ci sta seguendo. Ciao Anna. Ciao. Per i nuovi entrati in diretta, condividete la nostra diretta, create dei video party sul vostro profilo. Vediamo tanti che si sono collegati con noi. Sì, ci sono tanti. Allora, semplicemente far vedere una cosa. Allora, quando diciamo, vi ho detto che la frittura, no? Soprattutto per la frittura, quando facciamo due fritture, l'olio che cosa facciamo? Lo buttiamo. E certo, noi mica abbiamo, lo conserviamo. Raga, noi abbiamo cotto dei calamari, patate, dove assorbe la patata congelata, assorbe molto olio. Abbiamo fatto anche delle frittelle. Allora, di solito l'olio va buttato. Io adesso vi faccio vedere, secondo voi è un olio che va buttato questo? Va riutilizzato, si filtra e io ci posso andare a friggere addirittura degli struffoli. Pensate un poco. Allora, portare l'olio allo stress, una cosa meravigliosa. La pasta sta andando in cottura, anzi penso che siano trascorsi anche i minuti della pasta. Andiamo a assaggiare, faremo assaggiare a Lina, vedere la pasta. Se, sì, 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 mi occorre basilico fresco. Sì, sì. Ok. Fresco, assaggia la pasta se secondo la cottura. Che basilico, bello, bello, è tutto buono, signori, e che profumo. Ok, in questo modo va bene. Antonio, assaggia la pasta, vediamo com'è. Allora, no, se, è di cottura, se la facciamo assaggiare ad Antonio, allora, io mi sposto e vado di là. Allora, andò così poi devo, dividiamo, aspetta, ma vengo io di là. Assaggiate, assaggiate. Guarda, ragazzi, così ecco, vediamo, la spegniamo perché penso che sia cotta, perché non ho i minuti davanti per vedere quanti minuti vuole cuocere. Io questo... Vuole cuocere. No, vogliamo far vedere che bella giornata oggi c'è qui ad Agropoli. Tu puoi uscire dalla diretta, vai fuori agli studi televisivi con la telecamera, inquadri un po' i fiori, fai vedere un pochino il bel cielo che c'è oggi. Zia, la telecamera. Telecamera, ok, puoi andare, puoi andare. Perfetto. Allora, posso approfittare, Angelo, di dire qualche cosa? Sì, noi ci stiamo collegando con l'esterno del nostro studio. Perfetto. E facciamo vedere tutte le nostre piantine che abbiamo fuori. Eccole qui, le stiamo vedendo. Basilico fresco. Ecco qui, una bellissima giornata di sole qui oggi ad Agropoli. Stiamo vedendo in diretta. Ecco. Allora, Rosaria. Allora, è cotta? Voglio sapere se è cotta. Perfetto. Io spengo un attimino e vi faccio vedere poi all'interno della pendola cosa c'è. Ecco, anche perché impiattiamo dopo, eccetera, che poi anche noi dobbiamo mangiare. Che cosa vi voglio dire? C'è un profumino che è eccezionale, raga.
veramente è, è vero, è vero, è eccezionale, è un vero profumino, perché lei ogni qualvolta, non perché fuoriesca il profumo quando si cucina, attenzione, ma il profumo viene fuori una volta che noi ci stiamo preparando con un collegamento, si alza il coperchio, giusto? Dico sì, bene, Rosaria? Sì, sì, correggimi se sbaglio. No, allora, no, no, hai detto ci vogliamo bene collegare un attimo con Anna che è fuori dagli studi? Va bene. Bene, allora vediamo, ci vediamo, ci parliamo in diretta, parliamo in diretta. Ok. Anna! Sto facendo il basilico fresco, fuori dagli studi, ma guarda che meraviglia, vuoi di peperoncino? Dove sei? Piccanto, piccanto, come mia? Guarda qua, che madonna. Anna, ma guarda che qui stiamo iniziando ad assaporare la cucina, eh! Tu ti perdi? Siamo fuori dagli studi! Il Telesalerno 24, ad Agropoli. Che cosa vedi di bello, Anna, di là? Che cosa vedi di bello? C'è il sole stupendo. Io... che bel basilico, peperoncino. Ma il sole qua è fantastico, città di mare, ragazzi. Basilico? Ci torno sempre volentieri. Bene. Sicuramente, sicuramente. Ci ritorno... Ah, ecco, che bello, guardate, guarda. Guardate che fiori, ragazzi. Guardate che fiori stupendi. Bello, bello. Vero. Bello, ovviamente se si esce un po', un po' più fuori avremo una visuale del un panorama stupendo, giusto? Sì, adesso noi stiamo vogliamo far vedere il nostro porto. Devo mangiare, sto cucinando, lo sa, dopo finisce. Antonio ed Anna vogliono andare sul porto un attimino qui, facciamo vedere tutto il golfo di Agropoli. Andate ragazzi, andate, correte, Anna, corri che tu sei bella pimpante, vai, vai. Noi intanto assaporiamo. Ecco, loro stanno andando ecco lì. Quindi tra poco ci collegheremo anche con il porto. Bene, e noi restiamo qui. Nel frattempo voi parlate un po' perché non possiamo inquadrare i piatti. Abbiamo la telecamera esterna. Sì, sì. Allora, io voglio proporre un attimino anche per chi ci sta, tutte voi che ci state seguendo. Io faccio anche delle dimostrazioni. Noi stiamo sentendo dei profumi, Lina, qua. Abbiamo sentito. Assaggeremo. Mangeremo, ovviamente. Minimo, come minimo assaggeremo. Voi come potete dire? Beh, Rosa, che mi stai a dire? Che comunque io non posso mangiare, non posso assaggiare quello certo che tu stai facendo. Perché in diretta così come faccio a mangiare? Allora, parlo proprio a te. Non ti preoccupare, perché la pandemia è finita, invitami a casa tua, fammi trovare quattro amiche e io ti cucinerò ma questa non... a casa tua. Ma questa non è una minaccia, eh? No, anzi, assolutamente. Io ti approfitterei. Proprio per... perché? Perché vederlo da vicino, assaggiare, poi sarai tu la protagonista nel giudicare e dire è buono o non è buono. Questa è la sto facendo la un pensierino, chissà che qualche giorno non ti faccio venire a casa mia. Io non ti faccio venire a casa e preparerai nella mia cucina. Certo, qualche... ma come no, come no, come ho preparato, ecco, anche tante... Arriva un messaggio. Io vedo tante cliente mie che mi stanno seguendo, loro sanno. Allora, noi nel frattempo che apriamo il collegamento con il porto di Agropoli, Antonio ed Anna sono andati lì, quindi tra poco ci collegheremo in diretta televisiva direttamente dal porto di Agropoli, dalla cucina Magic Cooker al golfo di Agropoli. Agropoli. Andiamo a leggere va questi bene messaggi. Sì. Ci scrive Anna Rodesio, sto imitando mezzo mondo. Anna del Regno, ciao a tutti. Anna Desio, sei grande, sei grande. E aggiunge dicendo che spettacolo, qui piove. Piove? E dove è? A Londra. Ah, è a Londra. A Londra. Quindi a Londra. Ci stanno seguendo da Londra. Da Londra. Sì, sì. Da Londra e da Brasile. Rosario Agovino, siamo alle porte del Cilento, terra di prodotti eccezionali, abbinati ad un modo corretto e salutare di cucinare. Bene. Con Magic Cooker miglioriamo la qualità della nostra vita. Perfetto. Ci scrive ancora Osvalda Maresca, ciao Rosaria. Ciao Osvalda, ciao. Ciao. Ciao carissima. E adesso noi attendiamo questo collegamento, sì, così facciamo abbiamo vedere finito, il ragazzi, ma quanto tempo abbiamo guarda, messo? Manco allora, mezz'ora, manco diciamo, mezz'ora. Dai, hai avuto vicino a te Anna che ti aiutava a fare le riprese
E io che ogni tanto dicevo qualcosa, perché giustamente non sono del settore. Forza Rosaria, dice Osvalda. E di là abbiamo il regista. Arrivano Angelo. Tanti messaggi, vedete, io adesso sto per leggere. Elena Turca scrive: che buono! Anche se ho mangiato, mi fate venire l'appetito. Stasera per un imprevisto non possiamo esserci, però con il cuore sono vicino a voi. Siete bellissime ragazze, Lina, Rosaria, Anna. Oltre che belle, anche brave. Vi abbraccio e spero che a presto ci vediamo. Grazie Antonio, siete stupendi ragazzi. Grazie, grazie tesoro, grazie. Nunzia Germano dalla città di Agropoli anche ci seguono oggi. Che bello, bello. Rosaria Amato, ok. Ok. Noi attendiamo di vedere questo porto di Agropoli, il collegamento, il sì, collegamento in diretta. In diretta, perché abbiamo in effetti i nostri giornalisti che sono andati fuori a correre. Sì, sì, sì. È la prima volta che Telesalerno fa dei collegamenti dallo esterni, studio in esterno. Allora, non poteva mancare nella diretta magica con Telesalerno 24 web. È possibile tutto. Tutto è possibile. È possibile tutto, ovviamente, perché poi, come si dice, diciamo la classe così, Antonio, non è acqua. Non... Diciamo Antonio e Danna che quando sono pronti mi fanno cenno dalla video che vedo. Ok, glielo diciamo, loro ci stanno già ascoltando. Allora, benissimo, allora ci fate cenno quando siete pronti. Noi intanto abbiamo qui, abbiamo altra pasta che dopo consumeremo. Questa pasta qui e poi intanto Rosaria si adopererà a fare altre fritture, perché ecco, come giriamo sapete... la telecamera, perché vedo Anna che passeggia sul golfo. Giriamo la telecamera, Antonio. Bene, ci siamo quasi con la diretta esterna. Giriamo la telecamera, sì. Con okay, Anna vediamo. Ed Antonio. Noi la stiamo vedendo, sta salendo proprio, sta andando nel centro storico di Agropoli. Che bello. Bellissimo, bellissimo. È proprio davanti alla chiesa di Costantinopoli. La famosissima chiesa di Agropoli, c'è tanta gente qui affacciata sulla terrazza, sul terrazzo. Bellissimo, bene. Ecco, bellissimo. Lo stiamo vedendo. Dove di solito mi affaccio io quando mi dirigo qua. Che bello, è una bellissima cartolina Agropoli. Che vedete? Bello, bellissima. Tutto in diretta televisiva in questo momento. Perfetto, bellissimo, il mare. Bella, Anna, guarda come va. Ah, qui, questa è la chiesa, vero? Sì. Sì, questa è la chiesa. Vai Anna, corri, veloce. Ecco di là, dove io giorni fa mi sono affacciata, apriamo, questa bella ringhiera. Allora, guardate, Antonio, guardate. Apriamo questo collegamento, vediamo un po', apriamo il collegamento. Anna, ci senti? Anna? Diciamo ad Angelo di attivare il microfono. Ah, attiva il microfono. Ok. Ah sì, giusto. Giusto. Giustissimo. L'abbiamo attivato? Lo stiamo attivando. Antonio, ecco Anna che guarda com'è bella. Angelo, Anna. Riesce ad attivarci il microfono? Solo sì. Un attimo, Antonio, ci Eccoci sta provando. Eccoci qua, ci senti? Dovrebbe sentirci in questo momento. Ok, ti sentiamo. Perfetto, okay. Anna. Antonio, tu se ci puoi illuminare... Delizziamo un po' in questa bella visione del porto, del mare. Anna, dici un po' che cosa vedi oltre al mare. Vedo di fianco a te c'è una bellissima chiesetta, un santuario. Che cos'è? Sì, ed è la chiesa di Costantinopoli. Costantinopoli. Bene, che bello. Sì. Bella. E a sinistra di là a mare vediamo il porticciolo, giusto? Vediamo a sinistra lì, vediamo il porticciolo dove ci sono, esatto, guarda che bello. E lì dove, ecco, se guardiamo là, strano che non c'è gente a mare. No? Infatti, ci sono delle restrizioni, anche vero? Anche riguardo la spiaggia. No, porto, ah, ecco porto, qui, che bello. Questo. Del porto, la spiaggia è dall'altro lato, qua sono ormeggiate le barche. Ah, quindi ci sono solo le barche là. E sai che cos'è? Che io non da questa non ho una bella visuale da questa parte. Vieni qua, aspetta, siamo. Ecco qui, questo è in diretta.
Dio, che bello, guarda lì, sei bellissima. Sei bella, Anna, è bellissima, un panorama stupendo. E... il panorama è fantastico. No, no, guarda che anche la tua presenza non è da meno, credimi, te lo dico io, ci puoi credere. E bellissimo. Sì, tira vento, no? No. Bene, signori, no, noi ci troviamo. D'incanto qua. Qua puoi sognare. È vero, è vero. Poi Angelo puoi dire da là che cosa, ecco lì niente, ma mi sembra che nei pressi c'è anche un castello, vero? Un po' più su a destra, il castello di Agropoli. Sì, c'è il castello di Agropoli che da qui non riusciamo a vederlo, dovremmo poi fargli fare la salita. No? Non è Rosaria, cosa stai facendo tu in studio? Allora io sto preparando altre frittelle nel frattempo che Anna ritorna. Lo sai, dimmi. Ho detto sto preparando altre frittelle mentre che no, ritorni. Aspetta. No, le stiamo preparando apposta, Anna, perché visto che tu sei andata all'esterno, noi le prepariamo per te. Perché prima non le hai assaggiate. Dimmi. Ha ragione la mia amica, che faccio le esterne. Arriviamo in ti aspettiamo studio. In studio. In studio, forza. Okay. Ti aspettiamo. Okay. Ti aspettiamo qui, dai. Ok. Va bene. Stanno arrivando. Ritorniamo in studio, grazie ad Antonio e Anna Zambrano in collegamento dal porto di Agropoli. Ritorniamo in studio. Bene. Eccoci qua, siamo in studio, Rosaria sta preparando altri straccetti di pasta in effetti molto semplice, che potremmo poi andare a deliziare con che so, con un po' di pomodorino sopra. Sono degli straccetti di pasta, di pizza. Farina, acqua, lievito e sale, giusto? Null'altro. Niente di che. Sono delle frittelle che possiamo ci possiamo mettere sia lo zucchero che sale e pepe. E perché no? Ecco. Un po' di Nutella. Possiamo... Okay. Andiamo a fare dei saluti? Andiamo a salutare? Sì, sì, sì. Gilda Lecce. Ma Gilda, possiamo ciao, intanto... Gilda, ciao, un bacione. Paolo Carrano. Ah, Don Paolo, benvenuto. Lucia Apicella. Lucia, ciao. Anna Cerra. Perfetto, Anna, grazie, ma chiamateci. Ci stanno seguendo anche ad Agropoli, la signora Anita D'Ascoli, benvenuta in trasmissione Anita. Elena Turca ci scrive, oltre la panoramica c'è la bellissima Anna. vero. Sì, che così sì, mettiamo, impiattiamo, dobbiamo attendere che arrivano. Attendiamo delle... e io nel frattempo le porter che rientrano della... vedere bene anche per i saluti. Ma signore, ma non avete qualche c'è una curiosità da domandare? Rosaria, non lo so. No, allora non è questo, Rosaria, fidati. La chiamare sono in diretta non è che tanto, cioè, che uno semplice riesce facile. Allora io vedo proprio Anna Zambrano che è proprio fuori dagli studi, quindi 30 secondi, 40 secondi sarà qui con noi. Benissimo, allora minuti avremo, pochi secondi Anna se ci raggiungerà, impiatteremo queste belle prelibatezze che Rosaria ci ha preparato con questi splendidi coperchi della Magic Cooker. Eccoli qui, sono entrati. E poi giustamente lì a quel punto, dopo averli impiattati... a malincuore, chi dobbiamo salutare? Che dobbiamo? Cosa? Giusto? Assaggiare. E vabbè, aspettiamo che viene. Sta arrivando la nostra Anna Zambrano. Allora, signore, quelle che vi voglio. Facciamolo anche... un applauso, ma che entra in studio. Per okay. Prepariamoci. Vai. Prepariamoci con l'applauso. Ok, va bene. Io nel frattempo. Anna, rientra, vedere. Vieni qua. Vieni. Okay. Eccola qui! Bentornata Anna, bentornata! Beh, sei andata a vedere, guarda, il golfo di Agropoli è bellissimo in telecamera. Abbassiamo l'audio della diretta lì. Sì. Allora, adesso io cedo il microfono ad Anna. Ok, tu le puoi porre delle domande. Se... Ok, sono io che devo silenziare da qui. Ok, ho silenziato. Bene, posso? prego. Ecco, prego. Anna. Aspetta, eh?
Allora, noi vi ricordiamo che siamo in diretta televisiva, stiamo trasmettendo dalla città di Agropoli. Sono le ore 15:30 con la trasmissione di Rosaria Amato Magic Cooker. E la collaborazione di Mia Lina e di Anna Zambrano. Il numero di telefono per potersi mettere in contatto con Rosaria, con noi, chi volesse interagire, chi vuole farci una domanda, chi vuole dirci delle cose, il numero di telefono è il seguente: 333-6846-880. Per allora, chi è interessato ovviamente a questi bellissimi coperchi, possono chiamare al numero privato di Rosaria, che è 328 31 48 275. Hai visto? Okay. Anche perché se ci ospitate a casa avrete un bel regalo. Ci sono dei messaggi. Sì. Anna Rodesio scrive: sì, grazie per farci vedere Agropoli, ci fate sognare ad occhi aperti. Stupenda. Brava. Allora, a questo punto lascio il microfono ad Anna, tu le puoi porre delle domande, lei ti risponderà, noi intanto impiattiamo. Manca ancora tanto alla fine della trasmissione. No, dobbiamo solo impiattare. Noi abbiamo finito, è soltanto che volevo far vedere il polpettone, che qualcuno può dire, vediamo. Chi lo sa se è cotto in 20 minuti e chi non lo sa. Ecco, io già l'avevo tagliato convinta che Anna, ecco qua, vedete? È cottissimo, adesso prepariamo, li impiattiamo e li mettiamo qua. Intanto Anna vi racconterà a vedere anche le frittelle che sono pronte. Che sono pronte, perfetto. Ce ne sono altre qui? Sì, sono poche, facciamo in questa maniera, così. Va benissimo. Anche perché voglio dare un'ultima cosa e parlare, abbiamo parlato della pasta, abbiamo parlato dei secondi, abbiamo parlato di tutto, tranne delle verdure, che quella è la cosa fondamentale, delle verdure. Ok, fatto questo e questo. Quindi allora, abbiamo le verdure, che c'è sempre lo stesso metodo di cottura, giusto? Che è importante, che noi possiamo abbinare alle carote, alle zucchine, le melanzane, possiamo fare tutto un miscuglio e metterci anche dei pomodori, del basilico, un po' di aglio, un po' di cipolla, a secondo i gusti, peperoncino a chi piace di più. E questo messo insieme vi posso assicurare che viene fuori un piatto non è il solito, non è il minestrone bollito, è vero Rosaria? Assolutamente. Allora, adesso no. Che c'è Anna Zambrano, scriveva prima Elena Turca per te. Ah sì, Anna. Scriveva, un attimo solo. Scriveva: oltre alla panoramica c'è la bellissima Anna. Grazie. Un saluto per Enza Toni Foliniello Mastrangelo. Ciao. Qui abbiamo le nostre frittelle, Anna. I complimenti di una donna valgono doppie, ragazzi. Infatti, purtroppo, grazie, purtroppo la nostra amica Enza Foriniello si è persa il collegamento dal porto di Agropoli in esterna. Vabbè, lo andrà a rivedere in registrazione. Va bene, perfetto. Bellissima. Bene, allora avete visto che ho aggiunto del sale, perché se si asciuga quel poco d'olio che c'è, non si va ad attaccare il sale sopra, tanto che la frittura viene asciutta. Un'ultima cosa, anche con le verdure, no? Scarola, spinaci, broccoli, eccetera. Cosa fate, signore? Lavate la verdura, mettete un pentolone con l'acqua, cicalate la verdura e poi dopo dovete scolare. E andando a scolare quell'acqua delle verdure, voi perdete tutti i sali minerali che contiene la verdura. Anche questo è importantissimo. Possiamo fare degli arrosti senza fare puzza in casa, come salsiccia, pesce spada, salmone, quello che voi volete, senza andare a accendere il grill, che tante volte consuma tanta corrente. Con un'unica pentola, signora, fate tutto. Poi la prossima volta farai le verdure. Okay. Farei un po' di arrosto, così vedono in diretta come funziona. E tu, Anna, la prossima volta farai di nuovo il collegamento col porto. Okay, va benissimo, va bene, io mi diletto. Io quando guardo il mare, ragazzi, il mare è proprio bellissimo. Gli occhi miei si addolciscono, quindi mi fai solo un piacere mandandomi all'esterno.
Certo, perché noi siamo del mare. Siamo del mare. Stiamo trasmettendo da Agropoli. Bene, bene. Allora, Enza Foliniello scrive: buon pomeriggio. Sì, infatti, un bacione a tutti voi. Quanto sei cara. Ci seguono anche da Taranto, Rosaria, eh? Ah, bene, bene. La nostra amica Enza Foliniello. Ciao, Enza. Ciao. Allora, Angelo, ti volevo dimmi, ricordare che all'esterna l'ho fatto con Antonio Picciottaro. Lo so, lui è giustamente un altro regista, no, sì, porta, sotto mio insegnamento. Quindi voglio dire, abbiamo fatto l'esterna. Molto... Esatto. Abbiamo fatto l'esterna con lui. Bello. Bravo, è proprio bravo come te. Grazie, grazie. Dirlo. Cosa stanno facendo? Inquadriamo. Basilico fresco. Basilico preparare il piatto. Va bene, abbiamo queste. Allora, noi non sentiamo la voce di Lina in questo momento perché è senza microfono. Ho detto che mettiamo questi piatti da portata, anche se sarebbe più bello preparare in un piatto bianco, che il piatto si presenta meglio in un piatto bianco. Il piatto è così, manca il basilico, manca la foglia di basilico che noi andremo a mettere subito sopra. Tutto in diretta, è tutto in diretta, ragazzi. Vi ricordiamo, per poter parlare in privato con Rosaria Amato, c'è il telefono con scritto Rosaria 328 31 48 275. Attraverso questo contatto telefonico, Rosaria, che cosa possono fare? Mi possono chiamare, possono chiedere anche, non so, qualche altra cosa che evidentemente hanno difficoltà nel chiamare. Per chi si è sintonizzato adesso sulla nostra TV, spieghiamo velocemente, abbiamo fatto una dimostrazione con queste bellissime pentole Magic Cooker, sì, che hanno praticamente una procedura molto importante che è diversa da quella della classica. Sì, è molto diversa perché ha questi fori conici o venturi, ecco. Sì. Ok, allora andiamo a cucinare a basse temperature anche, come avete visto, noi andiamo a cucinare a basse temperature. Diminuiscono i tempi di cottura del 50% e gli odori in casa dell'80%. Io adesso sto facendo le ultime frittelle e così vi faccio vedere ancora una volta in diretta quante fritte ho fatto. Ecco, stiamo vedendo questi bellissimi piatti. Sono le ore 15:38. Vi ricordo che in questo momento siamo in diretta. Quando in basso a destra ci sarà scritto replica, la trasmissione è in registrazione. Ecco, stiamo ricapitolando insieme in diretta insieme con voi tutti i piatti che sono stati cucinati in diretta in questa puntata. Un po' di olio fresco in aggiunta e un po' di olio fresco anche sul polpettone. Eccolo. Va bene, Anna, ancora una volta voglio far vedere l'olio. Abbiamo fatto addirittura 6 fritte o 7. Chi si ricorda, perché ho perso il conto. Ancora una volta vi voglio far vedere l'olio. Secondo voi è un olio da buttare questo? Se lo fate tradizionalmente alla seconda frittura si brucia l'olio e quindi lo dovete buttare. Okay. Va bene, e questo è il tutto che vi ho fatto vedere. Io lo metto qua, così dopo lo vado a filtrare, così lo posso riutilizzare ancora. E questo è la meraviglia, è la meraviglia di questo ottimizzatore Magic Cooker. La mia azienda è Life Prime, vita privilegiata, perché ama tutti. E quindi vuole cercare sempre di fare di meglio, sempre. Una cosa voglio anche specificare: troverete tante imitazioni in giro, ma veramente ce ne sono tantissimi, ma l'unico che è testato è il nostro Magic
Perfetto, allora ci sono ancora qualche messaggio, qualche vuole sapere qualche cosa, niente dirette, ragazzi. Allora, Angelo, Enzo Foliniello Mastrangelo scrive: la prossima volta invitatemi, sono una buon gustare. Ok, anzi, invitaci tu a casa tua. Ci sono, no? Ci sono i messaggi, ci sono. Leggiamolo un attimo. Allora, Luigia Guagnini ci sta seguendo, Anarita Santoro. Ciao, Giovanna Anarita. Tondini ci scrive complimenti, Rosaria. Grazie. Un saluto anche a Carmen Forte. Grazie Carmen, grazie. Noemi Agovino. Grazie Noemi. Carmen Forte ci scrive: ma che brave. Rosario Agovino, metti il dito. Metti il dito nell'olio, ha ragione, perché non l'ha vista, è venuto in ritardo. Ritardo. Il ritardo è arrivato. Le abbiamo fatte mettere tutte e tre. Abbiamo fatto mettere tre dita nell'olio quando abbiamo preparato queste pizzette. Infatti, scrive e la Rosario, frittura. Mi sono collegato da poco. Ecco. Perché adesso Anna Rodesio scrive a Rosario: l'hanno fatto prima, quindi è stato già. Brava, ecco. No, e ancora una volta gli faccio facciamo vedere. L'ultima prova, ancora dai. Di più. Prendo una frittella, faccio vedere che sta ancora friggendo, guardate, io lo vado a girare, ecco, e non mi ustiono. Vai, metti il dito. Ecco, tieni qua. Bene, ecco qua, fatto, tieni, vedete, non mi ustiono, vedi, sta ancora friggendo. Va bene. Bellissimi piatti, non vedo l'ora di mangiare. Anarita Santoro, un saluto per lei. Ciao Anarita! Ciao Anarita, ciao cara! Grazie, grazie. Allora, come dicevo, allora, basta, questi sono straccetti che possiamo metterci il pomodoro fresco sopra, oppure dei pomodorini col basilico e tipo un po' di origano, insomma si può fare di tutto. Se poi volete metterci un po' di zucchero appena fritte, sono buone. Se ci vogliamo mettere un po' di cioccolato, vanno bene ugualmente. Insomma, tutto ciò che vedete qui è tutto commestibile. Tutto. Perfetto. Perché questa è la magia dei Magic Cooker. Sempre con te. E cucinare con il cuore vuol dire che ti vuoi bene. Mi sembra di aver capito che siamo alla conclusione del programma. Sì. Sì. Allora, noi ringraziamo Rosaria, sì, Amato, per essere stata qui con noi oggi in diretta. Ma grazie a te, Angelo, grazie a te, veramente una bellissima esperienza, perché per la prima volta. Il tuo primo appuntamento televisivo. Infatti, non sei mai stata in diretta TV. Mai, tranne qualche cosa nella mia diretta. Lo meritavi tantissimo, però. Grazie a te di avermi invitato. Allora, non ci resta altro che salutare tutti i nostri amici telespettatori che ci hanno seguito. Bene, grazie a tutti veramente. E a presto ritorno su questa emittente TV. Sì, certo. Grazie. Certo, ci ho preso gusto a questo punto. Alla prossima. Restate sempre aggiornati sulle nostre pagine Facebook, perché sicuramente la prossima settimana Rosaria, sì, Amato ritornerà di nuovo in diretta su Telesalerno 24 con un'altra, sì, ottima cucina. Quindi. Sì, 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 altre cose, così facciamo vedere anche altre cose. Allora, lascio a voi la conclusione del programma, i saluti, allora, partono gli applausi e andiamo fuori onda. Grazie, okay, a tutti. Va bene, grazie a tutte voi. Chiamate, perché abbiamo bisogno comunque che anche voi ci chiamate. Grazie a Lina che mi aiuta, Anna che mi sostiene, anche loro soprattutto moralmente, perché sanno quanto sono pigra, ecco, che non, però una volta che mi lascio andare, raga, è bello. Grazie a tutte voi, grazie di essere stata in nostra compagnia. Alla prossima, un bacione a tutte. Ciao. Ciao, ciao.